Allora, buongiorno, io mi chiamo Fiamma, vengo dalla scuola Leon Battista Alberti. Io sono Christian, siamo venuti qua oggi per partecipare al progetto Skills for Change e questo progetto ci è stato introdotto da Fabrizio che ci ha spiegato che oggi avremo affrontato il discorso di come e quali idee dobbiamo presentare per l'accessibilità a principalmente il mondo delle nuove tecnologie. Abbiamo approfondito il discorso di come si stanno sviluppando le nuove tecnologie oggi, in particolare in relazione a quello che stiamo facendo a scuola, abbiamo parlato dei siti web dal punto di vista tecnico, quindi che linguaggio informatico utilizzare nei siti web, e dal punto di vista del marketing, che alla fine è probabilmente la cosa più importante, quindi che target colpire e come influire in quel target attraverso il marketing. Abbiamo impostato poi un progetto, quindi l'inizio di un progetto che si potrà concludere poi a dicembre. E questo progetto è iniziato con la costituzione di dei gruppi, quindi divisione in gruppi da 4 o 3 persone per lavorare insieme e cercare intanto un problema da risolvere. Quindi al posto di porci il problema e non risolverlo, partire proprio dall'inizio, identificando qual è il problema, lavorando su quel problema, quindi identificando target, tipo di problema e soluzione del problema, andando poi a spiegare a tutti gli altri compagni, quindi facendo un pitch davanti agli altri compagni, dicendo qual è il problema, come vogliamo e intendiamo risolverlo, i dati specifici di come risolvere e come puntare al target. E, è stato un lavoro molto utile e istruttivo, anche perché poi ce lo potremo ritrovare intanto dal punto di vista della relazione. Abbiamo sviluppato oggi, stiamo sviluppando e svilupperemo nuove capacità per parlare con le persone e spiegare i nostri problemi o le nostre soluzioni al problema. E principalmente noi abbiamo fatto un lavoro che riguarda gli anziani perché abbiamo studiato e ricercato, abbiamo visto che gli anziani si trovano ad una percentuale molto alta in tutta Europa, quindi abbiamo pensato che potrebbe essere un mercato molto aperto. E abbiamo pensato a nuove soluzioni per introdurre gli anziani al mondo della tecnologia e quindi senza obbligarli a introdursi a questo mondo, adattando anche la tecnologia ai loro bisogni. Ok, quindi avete presentato il progetto davanti agli Sì, altri abbiamo compagni? presentato il nostro progetto davanti agli altri ragazzi che si trovavano con noi e abbiamo pensato alla problematica che riguarda gli anziani appunto nell'utilizzo degli smartphone, perché pochissimi anziani in Italia e nel mondo sono in grado di utilizzare lo smartphone con tutte le funzionalità che offre, e abbiamo pensato ad una modalità da inserire nel telefono da attivare appunto per gli anziani in grado Di di spiegargli spiegare quali sono tutte le funzionalità ogni dell'applicazione. funzionalità di ogni applicazione, cioè aprendo una nuova applicazione ti spiega che funzionalità ti offre, come sfruttarle e cosa puoi essere in grado di fare con quella determinata applicazione. Quindi il progetto ci può dare una prospettiva, nel senso che ci aiuta. E poi dal punto di vista del marketing, siccome noi facciamo un tecnico commerciale, ci aiuterà nella costituzione poi del progetto in sé e poi valutare i costi, i benefici del progetto, quindi non solo la parte tecnica, quindi dello sviluppo o progettazione dell'applicazione, ma anche nella parte vera e propria commerciale di costi e benefici, che alla fine è tra le più importanti.